Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di oggi, mercoledì 11 ottobre. Questa sera Matrix, mi raccomando, non ve lo dimenticate, insomma state svegli, non andate a letto presto, questo è quello che vi consiglio. Cosa succede oggi? Vabbè, il titolo di tutti quanti i giornali riguarda la Catalogna, però insomma la Catalogna l'ho affrontata anche ieri sera a Matrix, mi sembra una farsa all'italiana, cioè i giornali inglesi avrebbero dovuto titolare, come sempre fanno quando si tratta di cose italiane, la commedia all'italiana, solo che si sta giocando tra Barcellona e Madrid. Il presidente della Catalogna ha dichiarato l'indipendenza e un secondo dopo l'ha sospesa, in una specie di gioco delle parti per cui, come dicono oggi i giornali, non ha soddisfatto nessuno, né i suoi indipendentisti né Madrid, che comunque non accetta l'idea che una sua regione possa comunque sulla carta definirsi indipendente anche se sospesa. Andiamo sulle altre cose di cui i giornali oggi sono pieni. Beh, innanzitutto la legge elettorale. La legge elettorale prevede che un terzo dei collegi siano uninominali e due terzi siano proporzionali, ma legando le due cose fa sì che la scelta degli elettori non sia poi amplissima, sostanzialmente non potete mettere le preferenze. Vi ricordo anche che gli elettori italiani in un referendum, non quello della Catalogna, ma quello di Segni, decisero che le referendum erano il male assoluto, oggi sembrano diventare il bene. Insomma, la relatività di tutto quello che diciamo sulla legge elettorale è straordinaria, ma non lo è relativo quello che tutti i giornali praticamente oggi dicono in maniera unanime, e cioè che la fiducia sulla legge di elettorale, sulle famose regole del gioco, è uno scempio. Patto PD, Forza Italia e Lega, fascistellum, dice Il Fatto, colpo di mano, dice Repubblica, con un pezzo di Ezio Mauro. Per l'Avvenire, Tarquinio, che è il grillino dell'Avvenire, che è anche il direttore, dice anche lui che le cose non sono giuste, fatte in questa maniera. Il mio amico Daniele Capezzone, di cui condivido il 99,9% delle sue Judithas File, scrive oggi che la legge elettorale così così c'ha molti difetti, ma è così così, quindi un giudizio diciamo interlocutorio, ma sulla fiducia lui proprio non ci sta, anche il mio amico Capezzone. Invece a favore della legge elettorale, di questa non legge elettorale, ma di questa fiducia, Sallusti e Cerasa sul Foglio, diciamo il lato renzian berlusconiano, per farla semplice. Piace questa fiducia perché sostanzialmente si mette dunque la fiducia e si passa con una legge elettorale. Quello che mi viene da dire, e vi dico molto velocemente, è che, prendendo spunto un po' degli articoli che ho letto oggi, che in questo governo, che aveva detto che non avrebbe messo la fiducia sulla legge elettorale, l'ha messa, quindi ha contraddetto se stesso, e va bene, si tratta dell'ennesima contraddizione di un governo o dei governi, e non ci scandalizziamo. Ma il vero punto è che senza questa fiducia la legge elettorale, parliamoci chiaro, non sarebbe mai passata, perché c'erano i franchi tiratori, ognuno, e quello mette l'emendamento contro Berlusconi, quello mette l'emendamento contro Renzi, quello lo vuole le preferenze, quello vuole la norma che poi la rende incostituzionale per mettere una pillola avvelenata. Io non sono un fine giurista, ma sono dell'idea che non si possa votare al Senato e alla Camera con due sistemi elettorali completamente diversi, perché di fatto erano completamente diversi, a parte il fatto che la Corte Costituzionale, ma era un casino per noi che votavamo, non capivamo nulla, il voto da una parte e il voto dall'altra. Questa è una legge elettorale che penso che non sia così buona, perché dal mio punto di vista la cosa migliore sarebbe il collegio uninominale, ma insomma tu candidi il più fico in quel collegio e vince quello che rappresenta il collegio. C'ha molti difetti, ma insomma a me piace. Ma non è questo il punto fondamentale è che quando sento, in questo sono d'accordo Sallusti, gridare al golpe praticamente Giorgio Napolitano, beh allora dico, cavolo, ma come Giorgio Napolitano grida al golpe dopo aver utilizzato tutti quei casini che ha fatto, dopo aver fatto l'occhietto a Gianfranco Fini, dopo aver fatto cadere Berlusconi inevitabilmente, lui grida al golpe nei confronti di una legge di fiducia che è stata posta 2000 volte dai governi sotto di lui e anche dopo di lui? E poi mi chiedo, può un golpe avere l'avallo, e questo lo nota bene Cerasa e non solo lui, anche la Palmerini sul Sole 24 Ore, del Quirinale, cioè del prudentissimo ex giudice costituzionale Mattarella, oggi Presidente della Repubblica? Ho capito, il tema non è tra i più affascinanti, ma dobbiamo andare a votare, dobbiamo avere una legge elettorale, qua la cambiamo come i vestiti, meglio che questa legge elettorale la si cambi velocemente. Hanno messo la fiducia, come mettono la fiducia su temi fondamentali, e se ne strabattono, la volevano mettere sullo Ius Soli e grazie al cielo non l'hanno messa, perché non avrebbero, probabilmente sarebbe caduto il governo sullo Ius Soli se avessero messo la fiducia. L'hanno messa su tutte le, tra l'altro sull'Italicum, se è passata la legge elettorale è diventata incostituzionale, l'hanno messa la fiducia.
fiducia e adesso ci siamo accorti che è il fascistellum. Intervista Battisti del Giornale, leggetela che se volete farvi venire il sangue amaro. Il flop di Fazio continua, il fatto a battere su Fazio non gli fa proprio giù che Fazio prenda tutti quei soldi. E due ultime questioni. Beh, una fondamentale, il dramma di Asia Argento. Anche lei è stata violentata da Harvey Weinstein. Sarebbe andata nel suo albergo quando aveva 22-23 anni e avrebbe avuto sesso orale perché lui gliel'ha chiesto. E con lei, non so, Mira Sorvino, un botto di altre attrici. Beh, io su questa cosa pure vorrei dire una cosa completamente controcorrente. Scusatemi, sono passati 20 anni. Cioè, mi dovete spiegare una cosa, perché in questi 20 anni non avete parlato? No, ma lo dico con grande sincerità, perché dicono, ma loro stessi, le attrici, dicono, per la mia carriera. Allora c'è qualche cosa che non va. Cioè, se questo è stato un trauma e questo orco doveva andare in galera, doveva andare 20 anni fa. Cioè, dopo 20 anni, denunciare l'orco, lo capisco che può succedere per una bambina, lo capisco che può succedere, ma non è possibile che l'universo delle attrici di Hollywood si accorga oggi che avevano come loro capo, mega capo della Miramax, uno che si trombava tutte quante, tra l'altro nel perfetto cliché di Hollywood in cui il produttore c'ha il sofà dove ha rapporti sessuali. Non sto giustificando Weinstein, sto chiedendomi come sia possibile che solo oggi queste ragazze si sono rese conto, anche perché ciò, posso dire un retropensiero, tanto me ne fotto perché sono sulla mia pagina e faccio quello che mi pare, il mio pensiero è che qualcuna di queste attrici è andata col produttore perché sapeva che avrebbe potuto fare una carriera, come alcune peraltro hanno anche ammesso che altrimenti non avrebbe potuto fare. E allora però, se questo è avvenuto, chi è stato lo sfruttato e la sfruttata? Cioè, non è la bambina violentata dal pedofilo che fa karate in provincia di Milano. Non è esattamente così, non raccontiamola così, raccontiamola diversamente. C'è forse una differenza tra chi è violentato, tra chi è plagiato psicologicamente a 12, 13, 14 anni e un'attrice di 23, 24 anni che ha già fatto dei film e che va col produttore. O non c'è una differenza, forse esagero, per fortuna che qua io posso dire quello che cavolo mi pare e ve l'ho detto. Tra l'altro, un'altra cosa che mi diverte a scrivere questo pezzo sul New Yorker è il figlio di Woody Allen e di Mia Farrow, che non mi sembra Woody Allen esattamente l'esempio, come posso dirvi, della sobrietà sessuale e di rapporti familiari. Chiaro? Visto che si è trombato tutte le attrici che sono diventate le sue, e peraltro mi sembra che si sia sposato con una figlia di una sua moglie, una cosa allucinante. Tra questa la violenza passa moltissimo, però e questa specie di contesto, no? Di puritanesimo americano, forse qualcuno che dica ma di che state parlando? Ultima cosa straordinaria, Giorgio Candola, apertura della Verità di oggi, nella bassa bergamasca, giuro, c'è un monumento, giuro, l'ho scritto oggi Candola, la prima pagina della Verità, c'è un monumento in cui ci sono le vittime delle Ramblas di Barcellona. Prima cosa che dice Candola, c'è questa specie di stele con i nomi delle vittime delle Ramblas a Barcellona e poi i nomi latini sono tradotti in arabo. E vabbè, non riesco a capire per quale cavolo motivo nella bassa bergamasca io debba tradurre in arabo i nomi delle vittime. Ma la cosa grave è che c'è un'altra stela identica con i nomi di quelli che l'hanno uccise, cioè degli omicidi, dei carnefici. È vero, Gandola io lo conosco, mi sembra la persona più seria del mondo, se scrive una cosa di così è vera, beh, io dico che in un paese in cui c'è un monumento a quelli che hanno ucciso 16 persone a Barcellona, beh, quello che ha fatto questo momento deve essere preso a calci nel culo da oggi fino a dopodomani, anzi di più. Vabbè, vi saluto, vado a preparare la trasmissione e come forse non sapete, da lunedì prossimo, dalle 19 alle 20, avremo con Greta Mauro un 105 Matrix su Radio 105. Quindi assolutamente tutti quanti voi avete un altro appuntamento. La zuppa di porro, tutte le mattine, Matrix il martedì e mercoledì, se Dio ci manda buona, e soprattutto adesso, da lunedì prossimo, dalle 19 alle 20, su Radio 105, la zuppa di porro, diciamo in versione radiofonica e anzi in versione Matrix. Ciao!